Rompere uno specchio pronuncia 7 anni di sfiga. Non uno in più, non uno in meno. Garantito scientificamente. Tutte stronzate. Una delle scuse più utilizzate quando qualcosa ci va storto è dare colpa alla sfiga. Il primo marzo avevo preso una multa perché andavo 7 km orari sopra il limite. Dopo aver fatto il video per essere fortunato, me ne è arrivata un'altra dello stesso giorno perché andavo 2 km sopra il limite. Dato che le cose che dovevano portarmi fortuna mi hanno portato solo sciagura, spero che le cose che dovrebbero portarmi sfiga mi portino buona sorte. Carlos Menem è un ex presidente argentino. Non ho capito perché, ma il suo nome è associato a sfortuna e sventura e non bisogna mai pronunciarlo ad alta voce. Prova. Carlos Menem. Come ben sapete, attraversare la strada dopo un gatto nero porta sfiga. Da dove deriva questa credenza? Ma non questa credenza! Arriva dal Medioevo. All'epoca il gatto nero era considerato il compagno diabolico delle streghe e addirittura l'incarnazione del demonio. Sì, incarnazione del demonio. Se dopo un bacio un pelo di baffi di lui vi resta sulle labbra, morirete entro un anno. Tiago, vieni qua. Qua. Hello darkness, my old friend. Non vuole. Ottimo. Versare il sale porta sfortuna, a meno che poi non te lo butti dietro la spalla sinistra. Questo è dovuto al fatto che un tempo era un bene preziosissimo e quindi sprecarlo era da stupidi. Per fare questo video mi sono documentato sul tema sfiga e tra le persone che hanno avuto più sfortuna nella loro vita c'è un ranger chiamato Roy Sullivan che è stato colpito 7 volte da un fulmine. La probabilità che una cosa del genere succeda è una su un numero che non sono capace di leggere, che metterò qua. Se un uomo viene colpito sui propri genitali da una scopa, diventerà impotente. Questo non sono sicuro di volerlo fare. Ma attenzione, se dovesse succedere, colpire l'aggressore per 7 minuti con la stessa scopa annullerà l'incantesimo. Aprire un ombrello in casa evoca la mancanza di un tetto, un sintomo di miseria che un tempo non era raro verificarsi. Avere un numero di tatuaggi pari porta sfortuna perché è una storia antica. I marinai si facevano un tatuaggio per l'arrivo a casa e uno per la destinazione. Se avevo un numero di tatuaggi pari significa quindi che erano lontani da casa. E non è bello se sei un marinaio e sei lontano da casa. Io ne ho 4 e sono questo, questo, questo e questo qua. Devi mandare questo messaggio a 35 persone entro 10 minuti, sennò verrai stuprato da un montone. Ovvio che non lo manda nessuno. Uno non può neanche guardare quello che combattono in santa pace. Fare questi due video mi ha fatto pensare. Il colpo di sfiga può sempre capitare, ma non dipende da noi. Usarlo come scusa o come motivazione, invece, sì.